10:15, martedì 22 agosto 2023. Benvenuti tutti, bentornati qua dove ci troviamo. Ci troviamo alla diga di Montespluga, la diga bassissima, ragazzi, bassissima. Guardate che spettacolo qua, pieno di gente. Allora qua, gente, stanotte è un caldissimo, qua siamo quota 2000, ma cioè fa caldo, fa troppo caldo per essere qua 2000, cioè poi dicono che non c'è il surriscaldamento globale, è tutto una invenzione del business, dei poteri forti. No, non c'è sul riscaldamento, neanche un po', tutta un'invenzione del business. È mattina, 10:15 di mattina, cioè non è che siamo alle 2 di pomeriggio che fa caldo, 10:15 di mattina, la Montespluga. Ok, guarda il bel paesaggio lì. Oggi è una bellissima giornata, chi è venuto su oggi ha fatto tombola, Vediamo un po', adesso qua il paesaggio è tutto qua, non è che siamo a pochi chilometri dalla Svizzera, al passo di Stellospluga, che avete già visto nei video dove sono passato in direzione Zug. Ok, bellissimo, la groppera anche, Pizzo Stella e tutto. Ok, dopo va. Poi verrò su in bicicletta adesso pian pianino, adesso fa caldo in su, e bisogna partire la mattina presto, qua comunque la temperatura è gradevolissima, non fa né caldo né freddo, mentre giù là a casa mia non uso aria condizionata, anche se ho il condizionatore portatile, veramente questa notte faceva caldo, ieri 34 gradi, è tornato il caldo, faccio giù un'affa che veramente... umidità pazzesca, e quindi niente, qua si sta una pacchia oggi, però su in bicicletta vi farò vedere anche a Campo Dolcino, dove si prende il trenino per andare a Motta e col tunnel vi farò vedere una bella cosa, Italia spianata, distrutta, demolita, finita, non ci sono più soldi, eppure c'è, costruiamo di quelle strade adesso, che veramente c'è un pezzo che ho fatto io perché non faccio i tornanti con le mini gallerie, ma passo da Isola, molto più comodo, molto più rilassante come percorso. Bene, giù lì dove c'è il trenino, la strada che è spettacolare, ragazzi, cioè proprio nuova di pacca, eppure non ci sono i soldi, è passata via, l'ha fatta Turchina con la bacchetta magica e ha fatto giù la strada lei, no? Perché in Italia si è spianati, l'ha fatta Turchina e ha detto, oh poveri italiani, porco che non c'è più il soldo, fammi fargli fare là un pezzettino di strada bella nuova, va? Precisa. Ok, nei prossimi giorni passerò lì in bici, anche se sono fuori allenamento, faccio una spacco, mi voglio spaccare su tutto, in bici, io pare in bici non ti spacchi niente, se vai a tappettina ce la fai, ci pieghi tanto, però ce la fai. Adesso il problema sono un po' le ginocchia che stanno andando, riesco ad andare in bici, però correre così impossibile, povere ginocchia, ne ho combinate di tutti i colori, ma ci proviamo lo stesso. Un saluto. Parco giochi spettacolare, ragazzi, tutto pulito, non c'è in giro una carta per terra, qua siamo in Italia, vi ricordo, siamo in Italia, vedete? Per parco giochi
siamo in Italia, tutto pulito, eppure adesso ci sono i giri turisti. Per la fontanella, la guardiamo sempre, la fontanella ci vuole acqua fresca. Latteria agricola Montespluga. Qui una macchina. Italia, non siamo in Svizzera qua, Italia. L'Italia cade a pezzi, sì, siamo un paese proprio allo spazio sporco qua. Tutto sporco. Anche giù nel fiumiciato, vedete quanta immondizia che c'è giù. Proprio tutto sporco qua. Che qua, vabbè, parliamoci seriamente, qua è una zona pulita, non è che dappertutto è così, Non ci sono neanche le ragazze qua. Proprio neanche un po'. Vedete? Non ce n'è. Di ragazze qua non ce n'è. Sono tutte in Russia o ad Ibiza. In Italia non esistono le belle ragazze, no, neanche un po'. Credeteci. Oh, vabbè, questo va inquadrato. Anche il cartello tutto sporco, avete visto? Tutto deturpato. Ma... Ok. Posti da visitare questi, ragazzi, tante belle cose da vedere. Qui quando ero piccolino prendevo le picozze per andare a esplorare. Qua ci sono ancora le picozze. Guarda qua, ciao, cosa ci fai lì? Che bello! Si riposa. Non costa neanche tanto, dai. Non ho sbagliato, qua c'è il contorsone. Tutte 20 euro, belle. Guardate un po' che bel negozietto qui, ragazzi, ma soprattutto ragazze. E la nostra amica Irma, guarda lì come scodinzola, guarda lì, berrette, tutto. Qua c'è tante cose, che bello copertone, guarda lì che plaid che ci sono qua, ma è spettacolo. E qua sono arrivati il giro rosa, il giro under 23, tante bici. Vedete qua. No, ma non vi preoccupate che non la faranno mai, perché qua in Italia è tutto lo sfascio, è tutto finito. Siamo un paese sgangherato, che fa pena, finito, ci sono più soldi. No, non la faranno mai, perché l'Italia si autodistruggerà nel 2023, a dicembre, quindi non ci arriviamo a gennaio 2024. Un saluto ai catastrofisti, che qua stiamo proprio, c'è più un soldo in Italia, non c'è più un soldo. Cade che cadono a pezzi.
però non ci arriviamo, secondo me non ci arriviamo al gennaio 2024. I catastrofisti hanno ragione, sta cadendo tutto a pezzi, vedete? Andiamo dall'amico Roberto, che c'ha il figlio che porca miseria con gli sci, fa di quei salti a 360 gradi, qua al fondovalle di Madesimo. E a dimostrazione che siamo in montagna, ecco lì il quadro. Eccoci qua, 10,50 euro. Intanto ci inizia a essere traffico, se verso le 11. Allora, un toast, un succo d'arancio, cappuccino una brioche. Qualità non il massimo, toast un po' bruciacchiato, e succo poco freddo, anzi quasi caldo, succo d'arancia, però vabbè, sì, non è il massimo, vabbè. Dopo che siamo entrati, porca miseria, si è riempito di gente, nei ristoranti così pare tutto, sembra che la gente si metta d'accordo. 5 minuti prima il vuoto, 5 minuti dopo si riempie il locale, tutti, sembra che si danno appuntamento, E niente, 10,50 euro, che la brioche non era al massimo, comunque vabbè, si può anche sbagliare, vediamo un po' qua adesso. Ah, bello qua, sentiero del Cardinello, la capriata, ristorante, pizzeria, forno legno. Ah, qua c'è anche una bella pizzeria, cioè qua ce n'è di tutti i colori, non manca niente proprio qua. Che bella pizzeria, c'è anche il telefono se volete comprare tutta la pizzeria. Bene, ci andiamo adesso, torniamo già a casa, c'è roba da fare giù in giù. Facciamo giornata, qui per gli escursionisti, ragazzi, veramente molto bello. Guardate qua che come vi accolgono, anche con le amache, poltrone amache, e quindi io direi che da qui è tutto, da Montespluga è tutto. Un saluto panoramico, alla prossima. Ragazzi, spettacolo puro. Spettacolo puro qua, Adesso vi faccio vedere una cosa. Guarda lì, questo è un eroe. Posso fare il video? Guarda là. Posso fare il video? Sei italiano? Where are you from? Hungary. You come from Budapest with this? Yes. And go up to Nostra. And Stelvio pass. Yes, passo Stelvio. And then here. By bike. Well, you're a Nero? No. Would you like to come in my video? Can I take a video to you? Video. Guardate, questo è un eroe, ragazzi. Lui praticamente ha fatto il passo da Stelvio, è arrivato dall'Austria con la bici qua. Ma stupendo. Cioè, un eroe. What's your name, please? Balin from Lago di Balan. Guardate qua dove siamo, ragazzi, qua siamo in alta montagna, lui
si è fatto passo dello Stelvio, passo dello Spluga con sta bici. No, un eroe. Questa qua non è una bici da corsa, eh. It's not a race speed. Una bici pieghevole, la può mettere anche sul treno perché dall'Ungheria è venuta by train, no? By train, you come here, you double the bike. Yeah. You double the bike and put it inside the train. Yeah. Cavoli. Mr. Balin. Thanks a lot. Adesso gli dico dove andrà il mio video, che almeno qui spettacolo. Succede di tutto in alta montagna, ragazzi. Guardate qua che spettacolo. Veramente. Stavo andando a casa, mi sono fermato, ho visto lui. Ci sono tante bici che salgono oggi, con questa giornata e fa caldo. Ok, un saluto ragazzi.